italiana presenta Colpo di scena di Leonardo Metalli. Arrivo. Buonasera amici telespettatori della Sette. Pronto? Pronto Cattaneo? No, sono alla Sette, sono andato Piero alla Sette. Cambretti, scusi, lei che è un eclettico. Attimo, no. Il direttore generale della RAI. Sì, ma... Sono con Metalli. Ah, va bene, dice di darti la parola. Lei è un eclettico, no, ma è finito dalla RAI in mezzo a una strada. Sì, ho ricominciato dalla strada, sono ripartito da zero, anzi dalla Sette, e devo dire che sto bene qui nel mio studiolo, è un metro per due. Ma perché? Perché ha lasciato la RAI? Non ho lasciato la RAI, è la RAI che in qualche modo ha lasciato me, ci siamo lasciati a vicenda, è stato bellissimo. È polemico? No, mai, assolutamente. E che cosa crede di fare con questa cabina? Ma guardi, questo è il più piccolo studio televisivo mai realizzato prima nella storia della televisione. Siamo in Piazza Cordusio e questo metro quadro vale 18-20 milioni, perché se compro un appartamento qua vale qualcosina, eh. Ah, quindi l'ha fatto per questo, in modo che dopo se lo rivende, no? È un immobile, però se lei mi permette, Metalli, vorrei presentare un altro signore che ha lavorato 30 anni in azienda, lo vede questo? Sì, ecco, lo vedo. Quello che viene inquadrato in questo istante è Aldo Izzo, è stato il portiere del centro di produzione della RAI di Milano. Buonasera, quanti anni? Izzo. 30 anni di RAI. E che cosa ti ricordi della RAI? Molte belle cose. Molte belle cose. Oh. Ti hanno dato la medaglia? Sì, me l'hanno dato, ecco. Medaglia d'oro, a valore militare. Perfetto. Piange il telefono, caro Metalli. Ma che fa Izzo adesso lei con Chiambretti in mezzo alla strada? Lo seguo, sono 15 anni che lo seguo. Sì, ma siete finiti male, scusate. No, male, stiamo benissimo. Questa è un'azienda molto seria, noi stiamo molto bene, la guardiamo, non la sente. Ma fa un freddo cane qui, scusate. No, non fa freddo, anzi, è cambiato proprio il clima. Si sta bene. Non dirlo. Si sta benissimo, sì. Lei sta bene in mezzo alla strada? Non ho problemi. Io vengo dalla strada. E quindi ci è tornato. Ma questa è la televisione, si va su, si torna giù, si va su, si torna giù. E lui poi va proprio su, cioè va lassù. Colpo di scena, Chiambretti è felice di stare in mezzo a una strada, ragazzi. Sì, vabbè, ma non è così grave, stiamo benissimo. Questo è il salotto di Milano, la City. Non è semplice, amici di Rai 1, perché noi non siamo una televisione generalista, loro sono di Rai 1. Te la ricordi Rai 1, quella tutta azzurra? Ecco, sì, sì. E noi facciamo una trasmissione che concentra in 40 minuti tutto lo scibile televisivo. Questa è una delle siglette. Chiambretti, qual è il suo colpo di scena? Guarda, il mio colpo di scena è quello di costruire presto qui un aeroporto, proprio qui nella piazza. Noi faremo una Milano 5, sai che c'è già la Milano 2, la Milano 3. Piano piano si parte da una cabina, poi se ne mettono due, una spiaggia, una pizzeria, piano piano, e costruiamo un impero, altro che quello di Sensi. Tutto abusivo. Ma il condono l'ha fatto? Beh, in Italia va di moda. Tu hai un amico mafioso? Meglio non parlare. Guarda che va di moda. Cioè, non parecchio. Ecco, ce l'ho parecchio. Colpo di scena. Beh, come finirete? Meglio o peggio di qua? Siamo entrati in un tunnel, vero? Sì, nel tunnel, che speriamo che finisca il tunnel. Ecco.